Io diventerò il pompiere. Come per il più celebre dei cartoni animati, Grisù il pompiere, questa mattina tanti bambini hanno affollato il centro commerciale Universo di Silvi per prendere parte all'iniziativa Pompieropoli, un percorso misto tra arrampicata, scala di equilibrio, ponte tibetano, oltre alle diverse scale in dotazione ai mezzi dei vigili del fuoco. I percorsi delle Pompieropoli sono studiati per poter dare ai piccoli partecipanti, in assoluta sicurezza, una nuova visione degli eventuali ostacoli che possono comparire a loro improvvisamente. L'iniziativa è organizzata dall'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Pensione e l'Associazione Grisù di Teramo. Tanti bambini, la settimana sabato scorso abbiamo fatto Pompieropoli nella Notte Rosa di Tortoreto e abbiamo fatto circa 500 bambini dalla 6 di pomeriggio fino a mezzanotte, l'una di notte. L'ultima la faremo settembre-ottobre, penso a Teramo in Piazza Martiri. L'evento itinerante ha inoltre lo scopo di sensibilizzare, in questo caso bambini, ma anche i genitori che li accompagnano in quelli che sono i temi della prevenzione. Guardi, diciamo che a livello nazionale siamo un pochino in sofferenza come numeri, speriamo che si possa quanto prima sopperire. Devo dire che poi questo è un periodo particolare, colgo l'occasione per ribadire il concetto che con queste temperature così alte avere un minimo di accortezza quando si va fuori, quando si sta in giro, per far sì che non ci siano questi incendi che laddove non sono dolosi, e quella è la maggior parte dei casi, scaturiscono dal fatto che siamo poco attenti, forse c'è ancora poca cultura rispetto alla prevenzione degli incendi. Speriamo che queste siano giornate utili per far capire alle persone, quindi ancora in tenera età, da bambini, quali sono i pericoli e qual è il modo corretto di comportarsi.